Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porterò con me sempre in mountain e si presume una giornata molto fangosa. Vediamo cosa ci riserveranno i sentieri oggi, ma con la pioggia che c'è stata nei giorni precedenti non prevedo nulla di buono. Niente, ci vediamo tra poco. Allora, come immaginavo, tutto bello fangoso. Questa è proprio acqua. Oggi facciamo tecnica sul fango. No, era proprio ciclocross qua. Ciclocross. Guarda che roba. Sì. Dai, almeno al ritorno non dovremmo beccarla, dai. Vai. Dritti. Vai, fatta. Tanto tutti tornano allo stesso punto. Tanti alberi oggi. Prendiamo questo taglio, sperando che non ci fa tagliare le gomme. Ah, ne vedo altri, mi sa. No? No? Non ho trovato sto passaggio. Sono incastrato in un albero. Oggi purtroppo dopo che ha piovuto qualche giorno, c'è stato temporale, nei sentieri la situazione è questa anche. Traccia di cinghiale? È vero, vedo anch'io qualcosa. Che deviamo? Andiamo via da qua, che mi cago veramente addosso. Guarda se sono dritti. O torniamo dietro di qua. No, stanno andando verso di te. Verso di me? Sì, le tracce sì. Allora li abbiamo schivati. Sì, sono anche fresche. Sono. Vediamo se si riesce a notare, così mi piego. Sembrano belle fresche. Sì. Anch'io mi cago addosso. Vabbè, se no andiamo di qua e torniamo dove siamo andati prima. Cioè, la devi. Per di qua dove andiamo? È il sentiero carino che ti dicevo. Se viene da là. No, è già passato lui. Già passato? Sì. Andiamo. Sì. Sì, perché vedi che va un verso di là. Sì. Muoviti questo albero. Quello era da tanto in realtà. Sì? Sì. Che può cadere da un momento all'altro, un altro discorso. Sperando che non ci sono alberi caduti. È fangoso, ma sembra fattibile. Sembra. Baby girl love my bob and unlike me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, shit ain't gonna feed you. I've been all on my grind, so why I need you. Baby girl love my bob and unlike me too. Fango. Adesso arriviamo dove siamo entrati nei sentieri, vedrai. Ok. Vabbè, alla fine era fattibile però, dai. No, perché c'è i rami e gli alberi che si svariano. Sì. E che l'hai visto te, perché io ero blocco, non mi sarei mai accorto. Da questo momento in poi, da quando ci eravamo praticamente persi nel bosco, volevo registrare, per sbaglio ho schiacciato time lapse e quindi vedete tutte le clip messe così e ne ho perse, devo dire, un bel po', ma rimanete fino a fine video perché comunque la parte finale è molto interessante.
Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the fast sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the fast sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Allora, per fortuna i cinghiali non li abbiamo beccati, il fango alla fine ce n'era ma era vivibile. Il problema adesso è che la bici è piena di fango, quindi adesso corro a lavarla velocemente perché non posso metterla via così, non devo evitare che si creano problemi, quindi facciamo un lavaggio veloce di tutta la bici. Alla fine oggi nell'ultima salita che abbiamo fatto sono esploso male, forse per il caldo, non so neanche io il perché. E da là in poi è stato un mezzo calvario arrivare fino a casa. Per il resto, dai, alla fine 3 ore e 40 circa, per mezzo 3 ore e 40 in bici, è uscito comunque un bel giretto. Allora, come prima cosa la sciacquiamo, vediamo che già tira giù tanto sporco. Dopo che ho dato la prima sciacquata, adesso butto un po' di sapone un po' dappertutto, adesso lo facciamo agire qualche minuto, poi diamo una passata veloce con la spazzola. Ok, adesso gli abbiamo buttato un po' di sapone dappertutto, aspettiamo che agisce, intanto buttiamo lo sgrassante sulla cassetta. Questo è giusto un lavaggio velocissimo da fare, almeno io faccio dopo che faccio queste uscite dove prendo fango. Sgrassatore e via, siamo attenti che non va sul disco perché sennò potrebbe essere un problema. Adesso sto usando solo una mano, quindi faccio un po' di fatica, ma... passata tutta la catena, adesso aspettiamo qualche minuto, diamo un giro di spazzola, la bici è perfetta. It was at this moment that he knew he fucked up. Ok, arrivati a questo punto che il sapone è agito un po' di minuti, l'abbiamo spazzolata, gli abbiamo messo dose grassante per la catena, possiamo sciacquarla e asciugarla veloce, in giro di 5 minuti la bici torna perfetta. Adesso ho dato un'asciugata veloce, ci perdo adesso qualche minuto per asciugare la catena perché la parte più importante, vado a mettere un po' d'olio e siamo a posto. Ci ho perso 10 minuti ma almeno la bici evita di avere problemi. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto, se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video, e non dimenticatevi anche di lasciare un bel like. E detto questo, io vi saluto e ci vediamo alla prossima.